Eccoci qua di nuovo oggi in solitaria, ma sono cose che succedono, nel senso che non sempre la squadra che vince non si tocca, a volte succede anche che squadra che vince, si modifica e si tocca. Però poi ci saranno di nuovo altre puntate, altri momenti in cui ci sarà eh, glicerina, team Tom e Tam, così come le abbiamo battezzate. Però rieccoci qua, ora riprendo. Quello che forse anche un po' troppo, un po' frettolosamente è stato dedicato ai punti relativi al libro che io vi mostro adesso, che è il libro di Richard Boylan. Che è sicuramente dalla regia, che saluto grazie sempre a Gabriele, ecco qua, Edizioni Gruppo Futura. Veramente un ottimo libro. Inerente il punto 7, stiamo parlando dei sintomi psicofisici eh, che possono indurre a pensare che una persona sia stata, abbia avuto un R4, un incontro ravvicinato del quarto tipo, che vuol dire proprio non soltanto un incontro face to face, ma proprio un'interazione fisica, psicofisica con l'essere proveniente da altri mondi. Eh, quindi sintomi fisici o cicatrici caratteristici di un incontro ravvicinato con ET. Una zona scavata di pelle e tessuto ipodermico che non sanguina, non duole e guarisce facilmente. Un taglio netto che non sanguina e sta già cominciando a guarire. Sangue nel naso la mattina, specialmente dopo un sogno, vivido, con temi riguardanti incontri ravvicinati del quarto tipo. E in assenza di precedenti casi di sangue dal naso, epistassi, in particolar modo dalla narice destra inesplicabili segni di punture di ago dopo il sonno, escoriazioni della pelle o leggere contusioni, poi ci sono sintomi molto fisici come tintinnio in un orecchio, spesso l'orecchio sinistro. Dopo un fatto anomalo, un senso persistente di disorientamento, perdita di motivazione, l'intensa sensazione che il, modello, che il mondo stia diventando strano, insieme a un nuovo senso di estraneità personale. Un improvviso abbassamento del metabolismo, senza spiegazioni mediche, come ad esempio l'abbassamento della temperatura corporea più bassa dei 36 gradi, un'improvvisa avversione per l'alcol, il tabacco, la carne rossa, lo zucchero, le droghe ricreative, improvviso e persistente abbassarsi della quota di sonno, un forte orientamento verso cibi sani e giovani. Questi sono quelle, eh, degli indizi riguardanti il settimo punto. L'ottavo punto invece è un lungo e inspiegabile vuoto di memoria in seguito a un fatto anomalo. Questo indizio è, st è stato forse un po' troppo sfruttato nella letteratura sugli R IR4. Eh, possiamo ad esempio eh, possono esserci le seguenti manifestazioni: appisolarsi senza rendersene conto, essere così distratti da non accorgersi che il tempo passa, essere molto concentrati su quello che si sta facendo, un infarto lieve temporaneo e senza altri sintomi, un attacco di epilessia l'effetto di distorsione temporale provocata da una leve alterazione di coscienza dovuta a qualche, per così dire, birretta o spinello, l'effetto autoipnotico delle lunghe sedute di guida in auto, una carenza cronica di sonno. E lui porta degli esempi, parlo di Richard Boylan, psicologo americano col quale abbiamo interagito. Esempio, verso le 9.45 di sera una donna esce in macchina a comprare un pacchetto di sigarette, in un negozio a 8 km da casa sua e ritorna verso l'una del mattino sentendosi leggermente disorientata e osservando che la strada per tornare a casa era molto strana e le sembrava di non arrivare mai. Ecco, questo è un esempio. Oppure un uomo che esce un attimo di casa di notte per andare a vedere che tipo di aeroplano può avere quelle strane luci intermittenti, torna circa un'ora dopo con ricordi vaghi e confusi di luci lottanti che lui ricorda nel cielo. Punto numero 9. L'insorgere improvviso di una sensazione di disagio sociale. Anche questo indizio deve essere applicato con un certo discernimento. Esempio, una donna che ha avuto un incontro ravvicinato con un extraterrestre, pur non riuscendo a ricordarlo, nei giorni successivi si rende conto che il suo lavoro è insignificante rispetto ai drammatici eventi che scuotono il mondo. Segnalati ad esempio dal telegiornale, sente di essere in qualche modo cambiata, sente che non riesce più a pensare in modo convenzionale e ha l'impressione di essere differente dal resto del mondo. È una sensazione simile a quella di una matricola universitaria che torna a casa dopo il primo semestre passato lontano da casa e si rende conto che fino a quel momento ha considerato la casa come la sua casa per tutta la vita. Punto numero 10, ricordo che sono 20. Una nuova coscienza cosmica è una prospettiva allargata che spesso irrompe nei pensieri della vita quotidiana. Questo indizio è molto sottile ma è importante e rivelatore. Esempio. Una persona che era solita pensare alla propria vita nell'ambito del quartiere della città, dello stato della nazione in cui vive, si sente improvvisamente cittadino del pianeta. Diventa stranamente attivo nel movimento ecologista, modifica tutte le sue abitudini di conseguenza, oppure cambia opinione politica e decide di impegnarsi per la pace nel mondo o per una maggiore comprensione tra Russia e America. Beh, ad esempio, questo è un caso. Siamo al punto numero 10, andiamo al punto numero 11. L'improvviso sviluppo di una sensazione di affinità con persone che hanno avuto un incontro ravvicinato o attrazione inspiegabile è un sentimento di familiarità per gli ET. Esempio. Una persona dice, quando vedo degli spettacoli dove gli alieni sono i cattivi e gli umani cercano di scappare o li attaccano, ho la sensazione che l'autore del copione si sia sbagliato. I cattivi non sono gli alieni. Punto numero 13. Scusate, punto numero 12. La sensazione di aver ricevuto dei messaggi telepatici dagli E.T. e di ricevere ripetutamente delle intuizioni giuste. Prima di iniziare la nostra puntata di questo bellissimo canale, proprio disquisevamo con il regista che è qui davanti vicino a me e mi diceva, ho oh una curiosità rispetto al manoscritto che stiamo leggendo, com'è che interagiscono, eh, come interagisce lo Star Elder con i nativi d'America? Io gli ho risposto in maniera telepatica e loro sentono la voce nella testa. Ecco, qui c'è la risposta che va bene anche per Gabriele. Quindi la sensazione di aver, di aver ricevuto dei messaggi telepatici dagli ET. E sicuramente c'è un esempio. Un laureato in discipline umanistiche si sveglia una mattina con una nuova e originale comprensione di un bizzarro principio di applicazione delle leggi fisiche. Una comprensione che supera le ricerche più avanzate nell'applicazione della fisica subatomica. Come gli è arrivata l'intuizione? Lasciamolo dire ai nostri amici ET. Vi ricordo che Nikola Tesla è uno di quelli che proprio riceveva di notte questo genere di informazioni. Naturalmente che questo indizio deve essere giudicato con intelligenza, sentire le voci che ci dicono che cosa fare può anche essere un sintomo di schizofrenia paranoide e credere di aver ricevuto dall'oggi al domani la chiave di una speciale conoscenza può essere anche il segno di uno squilibrio mentale del tipo megalomania acuta. Quindi noi stiamo facendo oltretutto un, cor un seminario che si chiama PsychoX dove proprio in quel seminario le, le, le tangenti tra quello che può essere una megalomania acuta o una schizofrenia sono molto vicine a quello che potrebbe essere invece un'interferenza diversa da quella che eh, si sta trattando clinicamente. Mol, ovviamente la, la clinica psichi, psicologica o psichiatrica induce a pensare a malattie solo di carattere psicologico o psichiatrico, chi invece magari è proprietario di altre informazioni può orientare il suo sapere verso altre strade la sensazione di condividere lo spazio della propria mente con un ET. Questa è straordinariamente balorda, questo può essere molto importante per rivelare un contatto con un ET, ma può anche trattarsi di un sintomo di squilibrio mentale. Quindi attenzione perché anche qua ci sarebbe da dire un sacco di cose. Una, ehm, una cosa di cui voglio parlare, condividere lo spazio della propria mente con un ET, ecco qua, se voi ricordate come funzionava... Secondo quello che Independence Day ci ha fatto vedere, o Independence Day ci ha fatto vedere, è come una sorta di alveare dove c'è regina che è l'alieno che tiene tutte le teste in controllo, come regina tiene le api in controllo, e quindi se tu entri nel range di quello che è l'aliena la, madre o l'ape la regina, regina, condividi in maniera alveare quello che è la mente globale. Punto numero 14. Lo sviluppo di una facoltà extrasensoriale, il netto aumento di una facoltà extras oppure il netto aumento di una facoltà extrasensoriale preesistente. Le facoltà extrasensoriali si manifestano nelle persone che hanno avuto contatti con gli E.T. perché l'influenza mentale degli E.T. sembra risvegliare queste facoltà altri meccanismi di risveglio o di sviluppo possono essere vari esercizi mentali che si svolgono a volte durante gli incontri con gli ET e le procedure medico-scientifiche che gli ET svolgono sui soggetti usando macchinari ultra-tecnologici di questo ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti di questo meraviglioso canale ma ne stiamo trattando ampiamente proprio su PsychoX arriviamo al numero 15, stiamo arrivando vicini al momento della lettura attrazione per una pratica spirituale e religiosa basata sulla fonte suprema interiore presenza in tutta la presente in tutta la natura e di conseguenza l'importanza di rispettare tutte le forme di vita come i nostri fratelli. Qua potremmo disquisire all'infinito questo indizio è difficile da usare come prova diretta e decisiva di un contatto degli Eti. I buddhisti, i taoisti, gli indiani d'America aderiscono a questo senso principe. Eppure sicuramente non è possibile che tutti i membri di queste tradizioni religiose abbiano avuto incontri ravvicinati. D'altra parte, molte persone che hanno avuto incontri con Eti continuano a credere nella dottrina della Chiesa laureata, luterana o battista, eccetera. In effetti, diversi teologi della Chiesa hanno dichiarato che non esiste alcuna contraddizione intrinseca tra la fede in Dio e la presenza di forme di vita extraterrestre. Un altro indizio, ad esempio, che mi porta a pensare se una persona potrebbe aver avuto degli incontri ravvicinati del quarto tipo, IR4, è ad esempio i sogni ripetuti come le grandi onde, piuttosto che trovarsi in un ambiente tecnologico, oppure trovarsi in un ospedale durante un'operazione, oppure condurre delle guerre simulate. Spesso le persone che conducono questi sogni e sono indotte a questo, poi lo riproducono nella realtà, facendo a volte quelle che sono chiamate proprio le guerre simulate. Queste sono proprio delle casistiche. Andiamo al 16, il desiderio di rivedere il, particol di rivedere il particolare T, incontrato la prima volta, specialmente nel caso di incontri ripetuti. E qua, eh, vediamo se fa qualche esempio. Ammiriamo il dottor Albert... Schweitzer perché ha lasciato la sua brillante carriera di medico in Europa per viaggiare nelle lontane giungle dell'Africa e portare il suo corso della medicina agli, indogeni, agli indigeni locali. È davvero così improbabile che la stessa nobile sensibilità si manifesti anche in esseri intelligenti che abitano in altre parti dell'universo e che hanno la capacità di toccarci così nel profondo? Questa è la domanda che si rifà a questo punto straordinario. Andiamo subito alla lettura dell'altro nostro capitolo del Star Elder che è presente nella, nella riserva dei nativi americani Apaci, quindi parlavamo quindi di questi che hanno l'aspetto del serpente e quindi gli fanno le domande: hanno facce di pesce o di cane? Indio continua il suo percorso mentale. Apache Boy ride. Bir lo guardò. Apache boy è sempre pronto a ridere, pensò. È veramente così felice. Ho un Apache pazzo. Ci sono esseri, dice l'Elder, che hanno la faccia di un pesce. Hanno la forma di un essere umano, ma la faccia di un pesce fantastico, commentò Lindo. Vivono nell'acqua, Elder disse bir. Alcuni esseri vivono in un'acqua come la vostra. Alcuni esseri vivono in acqua aerea, alcuni vivono in un'acqua densa, risponde lo star Elder. Per alcuni esseri la nostra area è densa come l'acqua, inizio Indio. Si potrebbe dire che gli uccelli nuotano nell'aria, come i pesci nuotano negli oceani. Acqua che probabilmente sembra fango, disse Indio, l'elder a noi. Nuotare nel fango? Yehuk, Bir fece una faccia. È possibile che ci siano esseri che possono dire che il terreno è come acqua e che ci possono nuotare dentro. Bir era sorpreso di vedere annuire queste approvazioni da parte del star elder. Wow, a Pash Boy si sentiva come Bir nuotare nel terreno. Le squali di sabbia potrebbero essere veramente delle squali di sabbia? Tuffarsi nella sabbia? disse sarcasticamente a Indio. Indio lo guardò. È strano per noi, Lindo disse severamente. Lindo capì, era solamente molto strano. Domandò scusa all'Elder se, stia... se ti senti offeso. L'Elder sedeva silenziosamente come se stesse valutando cosa fosse... se fosse una scusa. Lindo non voleva offenderlo. Indio era sicuro che l'Elder lo sapesse. Elder voleva indagare su questo argomento. Puoi dirci perché sei qua? Midnight si sporse. Anche lui voleva saperlo. Sì, Elder, aggiunse la propria voce la domanda. Puoi dirci perché sei qua? L'Elder lo guardò stranamente e gli disse: Io sono un guerriero del mio mondo. Sono qui a causa della guerra dei vostri cieli. La guerra sopra le vostre teste. Una guerra! dice Elder. Continua Pashboy: Chi è in guerra? Chi? Per cosa stanno combattendo? La guerra è per il vostro mondo. Chi vince la guerra, vince il pianeta e il suo popolo. Pensate che dichiarazione. I sei ragazzi erano allibiti, l'Elder abbassa la testa guardando per terra. Accidenti, disse a Pashboy. Allora se quello che ha detto l'Elder è vero, disse Lindo, si guardarono l'un l'altro, la tristezza scese su di loro. Siamo alla pagina 30, leggeremo la prossima puntata, si fa sempre più interessante, alla pagina 31, quello che dice lo star Elder. Bene. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata per continuare questo eh, cammino sugli IR4, sui punti mancanti per capire magari chi ci sta ascoltando se ha di queste tormenti nella propria vita, quindi magari potete anche contattarci. Ringrazio Gabriele che è lì dietro la telecamera, che è sempre così molto meticoloso in tutte le sue manifestazioni e preciso. Grazie a voi che ci ascoltate, alla prossima puntata da Non So Solo Channel. Ciao ciao.